Benvenuti alla sperimentazione interdisciplinare del format QR Code. Questa sperimentazione ha luogo all'interno del progetto FIRB 2007 Learning for All, di cui l'Università Politecnica delle Marche è partner di ricerca, e avrà luogo all'ITCG Da Vinci di Martina Franca dal 5 al 31 di marzo per le classi 3a B e 5a B della sezione Geometry. I docenti di questa sperimentazione saranno i professori Sabrina Leone e Angelo Zizzi, rispettivamente di Lingua e Cultura Inglese di Costruzioni. Coordina la professoressa Sabrina Leone e il tutor tecnico è Giovanni Biancofiore della giovannibiancofiore.com, tecnico informatico di istituto è Martino Santoro. Che cos'è Learning for All? È un progetto triennale di ricerca finanziato dal MIUR con un FIRB 2007 che mira a indagare come un utilizzo consapevole delle nuove tecnologie possa contribuire ad innalzare la qualità della didattica, in particolare per gli studenti con necessità particolari. Le unità di ricerca partner del progetto Learning for All sono il Politecnico di Milano, che è capofila, l'Università di Bologna, il CNR di Genova, l'Università di Perugia, l'Università di Bari, l'Università del Salento, l'Università Politecnica delle Marche, nelle figure dei coordinatori referenti indicati, nella slide. Le premesse a questo, progetto. Prima di tutto la definizione di inclusività, parliamo di spatial needs. Inclusion in education is an approach to educating students with spatial educational needs in regular classes. Questa è la definizione del dizionario Merriam-Webster, quindi l'inclusione è un approccio a formare studenti con bisogni di apprendimento speciali in classi regolari. E parliamo poi invece di diverse needs, cioè aggiungiamo il concetto dell'UNESCO, che l'inclusione è sempre più considerata nel suo significato esteso, cioè come un modo di supportare e accogliere la diversità tra tutti gli studenti, quindi diversità di stili di apprendimento, diversità di modalità, mezzi di apprendimento. E cos'è il Quick Response Code? È un codice a barre bidimensionale a matrice usato per memorizzare informazioni decodificabili da un software attraverso cellulare, smartphone oppure una mobile device abilitata. L'integrazione di QR code nel materiale di apprendimento cartaceo è l'oggetto di questa sperimentazione, il format QR code. I vantaggi sono che sicuramente il QR code è gratuito, è facile da usare, offre mobilità e portabilità, dà accesso anytime e gratificazione immediata. Le difficoltà possono essere rappresentate dalla connessione ad internet troppo lenta su device mobili, dal costo troppo elevato della connessione internet su device mobili, da software diversi, dalla scarsa luminosità del display e dal processo complicato. È innegabile però che sempre più l'apprendimento avviene fuori dagli ambienti formali di apprendimento, quindi è sempre più in wireless. E quindi a questo punto parliamo di mobile learning in generale, ma è necessario fare la differenza fra mobile learning e ubiquitous learning, che spesso vengono in letteratura utilizzati come sinonimi. Il mobile learning è l'apprendimento su cellulari, smartphones e handheld devices, cioè tutte le devices che possono essere tenute in una mano. Il ubiquitous learning invece è una nuova tecnologia che sfrutta un gran numero di piccoli nodi cooperativi che possono interagire e comunicare, come gli handheld terminals,
smartphones, i nodi sensoriali di reti, le smart cards di prossimità, gli RFID e i QR codes. Grazie al progresso tecnologico, un ambiente di apprendimento personale a questo punto potrebbe essere integrato nel quotidiano, quindi proprio attraverso, per esempio, il QR code. E quindi mettiamo insieme le potenzialità dell'ubiquitous learning con un approccio che veda lo studente al centro del processo di apprendimento. In questa maniera, gli ubiquitous learners, coloro che apprendono in ambiente ubiquo, diventano lifelong learners, cioè apprendenti lungo l'arco della vita. Nell'insieme, quindi, il valore aggiunto della tecnologia sta nel migliorare l'esperienza di apprendimento, nel renderla più autentica, nel facilitare il trasferimento di skills dall'aula al posto di lavoro. Però bisogna ben tenere presente che non è la tecnologia il punto di partenza, ma il diverso modo di apprendere attraverso la tecnologia. Il format QR Code ICG Da Vinci ha queste finalità: fornire flessibilità, quindi anytime, anywhere, personalizzazione dell'apprendimento, con l'integrazione di materiale cartaceo e digitale attraverso Quick Response Code, e per questo parliamo di ubiquitous learning, apprendimento ubiquo. Gli obiettivi: supportare l'imparare ad imparare, che è uno dei pilastri della politica dell'apprendimento permanente nell'Unione Europea, promuovere l'approfondimento dei contenuti in contesti e con mezzi diversi, favorire l'interdisciplinarietà dei saperi, favorire la continuità tra attività scolastica ed extrascolastica, quindi l'integrazione tra apprendimento formale ed informale, facilitare l'acquisizione di competenze di base, favorire l'acquisizione di competenze comunicative, multimediali e digitali, favorire una migliore comprensione generale, specifica di uno o più argomenti trattati, sostenere la motivazione, la partecipazione e l'interesse verso una disciplina e promuovere apprendimento collaborativo e cooperativo in un ambiente di apprendimento ubiquo. Le competenze che la sperimentazione, e quindi comunque anche il format QR code, hanno l'obiettivo di sviluppare: comunicare in maniera adeguata al contesto, rielaborare in modo personale i contenuti appresi, recuperare informazioni da varie fonti e utilizzarle in modo autonomo e finalizzato, studiare e approfondire autonomamente, sviluppare problem solving, sapersi relazionare, comprendere il potenziale offerto dalle tecnologie per la condivisione delle informazioni e la costruzione collaborativa di nuova conoscenza. I contenuti di questo modulo in apprendimento ubiquo: si tratta, come abbiamo detto, di un modulo interdisciplinare sviluppato in inglese e costruzioni. In terza B i contenuti saranno per costruzioni, la resistenza dei materiali, e per inglese The Resilience of Building Materials. In quinta B i contenuti saranno i muri di sostegno a gravità per costruzioni e Gravity Retaining Walls per inglese. Questo è un esempio di come è sviluppato un pezzetto di materiale di apprendimento, quindi c'è l'esempio in inglese: Giving Directions è la funzione comunicativa sviluppata. L'attività spiega, dice: lavora con un compagno, fate delle conversazioni simili, volete andare al cinema, post office, eccetera. Quindi invita gli studenti a fare delle frasi, e nella Activity 2 completa il dialogo. Quindi, attraverso la mobile device, lo studente è in grado di leggere quello che viene proposto all'interno del QR code, che contiene materiale digitale da svolgere con collegamento internet. La metodologia seguita nello sviluppo del format è centrata sul costruttivismo, cioè sulla costruzione collaborativa della conoscenza, attraverso cooperative learning, brainstorming, cioè la produzione delle idee, problem solving, soluzione alle problematiche individuate, learning by doing, imparare facendo, e gli approcci comunicativo, emozionale e funzionale
per quanto riguarda l'inglese. La metodologia ha appunto come obiettivo la personalizzazione attraverso la creazione di gruppi di apprendimento omogenei e non, quindi con l'applicazione del peer tutoring, strumenti e materiali di autoapprendimento, e-tutoring in asincrono o in sincrono. Strumenti e materiali saranno basati sul collegamento internet attraverso in wireless in classe, mobile devices personali, cellulari, smartphones, altri mobile devices, laptops, tablets, testo in adozione, contenuti appositamente creati in cartaceo e QR code, ulteriori materiali consultabili e scaricabili gratuitamente da internet, attività web-based, quindi wiki, blog, forum, ambiente di apprendimento virtuale, PLAIL, Personal Language Learning Environment, in cui gli studenti sono già inseriti e attivi. Modalità e tempi: la sperimentazione in QR code sarà svolta in presenza su 12 ore su 12 sessioni, in classe e per classe per 4 settimane, da lunedì 5 a sabato 31 marzo, durante le ore curriculari di inglese e di costruzioni. La verifica sarà centrata soprattutto sull'autovalutazione, sul self-assessment e sulla valutazione tra pari, peer assessment. Sarà iniziale con un test d'ingresso in itinere, osservazione diretta, formativa alla fine di ogni unità didattica e sommativa alla fine del corso. La valutazione sarà centrata su conoscenza e competenza, quindi che cosa ho imparato e che cosa ho imparato a fare rispettivamente. I parametri di riferimento saranno interazione, partecipazione, fluenza per la competenza linguistico-comunicativa, appropriatezza di vocabolario e grammatica per la competenza linguistico strutturale, questo per la parte di lingua. Per la parte di costruzioni, ovviamente conoscenza, competenza in base diciamo, alle necessità tecniche della disciplina. Il patto formativo prevede che i partecipanti si impegnino a collaborare in maniera propositiva e costruttiva, a rispettare le consegne e a supportare gli altri partecipanti. E il patto formativo ancora prevede che i docenti si impegnino da parte loro a facilitare l'acquisizione di contenuti e competenze con strumenti e metodo aderenti all'utenza, a rispondere nel più breve tempo possibile alle domande richieste e alle richieste di approfondimento dei partecipanti e dare un feedback agli elaborati che i partecipanti produrranno nel più breve tempo possibile. Il test d'ingresso è anonimo e in italiano, è composto da 10 domande a scelta multipla e o con scala di valori, si completa facilmente online e ha come titolo Sperimentazione Forma QR Code ITCG Da Vinci Martina Franca Test d'ingresso. Le possibili difficoltà che sono state percepite nelle sperimentazioni precedenti del format QR Code consistono nella lentezza di connessione e conseguente demotivazione dei partecipanti, nessuna competenza degli studenti nel troubleshooting, cioè nella risoluzione di problemi tecnici, nello svolgimento delle attività con connessione autonoma fuori dall'aula, magari difficoltosa, frustrante e lunga, un alto know-how, cioè conoscenza, bagaglio, diciamo, tecnologico necessario nello svolgimento dell'esperienza, e prendere confidenza e comprendere con facilità materiale autentico web-based. Come facciamo a superare queste difficoltà? Quali approcci, quali strumenti abbiamo? Certamente cerchiamo di sviluppare l'empatia, il lavoro collaborativo e a mantenerci collegati, a mantenerci in rete, a fare gruppo. Le parole chiave sono queste alla fine: fare rete, interazione, co-costruzione, flessibilità, condivisione. Grazie.